che sentite tanto bene. Sono esausti i residenti di via Livornese alla Strassigna, non dormono più la notte, i forti disagi e le chiusure della FIPLI dirottano i tir sotto le loro case sulla statale 67 Tosco-Romagnola. Mezzi pesanti che gravano sul manto stradale, ma che soprattutto inquinano a livello acustico. I camion vengono fortissimo, perché poi prendono la rincorsa da di là, da Tripetetolo, quelli che vengono da Empoli, e ci sono dei rumori, dei boati. Due anni fa il terremoto la notte alle 2, io e mio figliolo mi fa: mamma, il terremoto, sì, è un camion che è passato, tremala. Poi si sentì il telegiornale, io, Lorenzo, avevi ragione, era stato il terremoto, perché noi, sinceramente, a me se viene un terremoto io rimango sotto. Io ho fatto dei rilievi strumentali, la notte ho misurato oltre 100 decibel di picchi di rumore. E chiaramente quando chiudono la superstrada, invece di passare 10 camion a notte, ne passa centinaia. E quindi diventa nottate intere senza dormire. Più volte i residenti si sono fatti sentire con chi di dovere, ma la situazione non è cambiata. E anche le case mostrano i primi segnali di cedimento strutturale. Oltre le vibrazioni sono apparse anche le prime crepe. Non dormiamo, le case sono, vibrano, le porte vibrano, non dormiamo assolutamente, abbiamo il problema dei tir. È dal 7 gennaio che sulla FIPLI esiste una frana a Carcheri e non c'è verso di avere un bando di gara per poter risolvere questa situazione.